Quest'anno cominceremo lo speciale della Madonna degli Ammalati parlandovi del 1669. Perché del 1669? Perché appunto in quell'anno ci fu la Grande Ruina, fu chiamata così la grande colata lavica che partì dai Monti Rossi distruggendo parecchie terre etnee sino ad arrivare poi a Catania spostando la costa di 800 metri circa. A partire da questa intervista vi faremo ripercorrere tutto un percorso appunto storico che porterà a raccontarvi quella che fu la disperazione di quei momenti per poi andare ad intersecarci con quella che sarà la festa della Madonna degli Ammalati. Buona visione! Quindi l'eruzione del 1669 rappresenta l'evento vulcanologico, ma non solo, comunque più grosso che è avvenuto su questo vulcano da sicuramente gli ultimi 400 anni, quindi in epoca moderna. E questo lo dicono i numeri di questa eruzione, perché tutti diciamo, i parametri che abbiamo ricostruito attraverso studi anche abbastanza recenti hanno evidenziato che come volumi di lava emessa, come lunghezza della colata lavica raggiunta, ma soprattutto come tasso effusivo alla bocca, quindi come portata, quindi come quantità di lava uscita nell'unità di tempo, ha dei valori che non sono per niente confrontabili con i valori medi delle eruzioni che sono avvenute su questo vulcano negli ultimi 400 anni. Sono numeri altissimi che qual è stato il risultato? Che hanno avuto un impatto come mai nessuna eruzione che è avvenuta sull'Etna ha segnato questo territorio. Anche per un altro motivo, perché le bocche di questa eruzione si sono aperte a quota molto bassa, si sono aperte fra i 700 e gli 800 metri di quota, soprattutto nel versante sud-orientale del vulcano, che è quello che da sempre è stato il più urbanizzato. Quindi bocche che si aprono a bassa quota, un tasso effusivo che ha raggiunto un picco di 640 metri cubi al secondo durante il terzo giorno di eruzione, ha fatto sì che si formasse un campo lavico di 40 km quadrati. Se considerate che l'area media delle eruzioni storiche dell'Etna è di 5 km quadrati, si capisce bene qual è l'impatto che ha avuto questa eruzione sul territorio. Quindi è un evento che sì è un evento vulcanologico importante, importantissimo per quanto riguarda appunto i dati in questo senso, però diventa principalmente un evento di tipo storico proprio perché cambia la storia del nostro territorio, proprio perché ha un impatto talmente grosso che condizionerà poi le linee di sviluppo urbanistiche successive e modificherà per sempre quello che era poi l'assetto anche morfologico del territorio. Basta pensare che questa colata lavica, che è una delle pochissime che ha raggiunto il mare, anzi è l'unica che ha raggiunto il mare negli ultimi mille anni, ha anche spostato di conseguenza la linea di costa di 800 metri, quindi chi ha vissuto quel fenomeno ha vissuto un evento che le generazioni successive, fortunatamente, chiaramente per loro e poi per noi, stentano ad immaginarsi, proprio per la violenza dell'impatto. Allora, come inizia l'eruzione? L'eruzione inizia come tutte le eruzioni laterali del vulcano, cioè sono quelle eruzioni in cui si verifica l'intrusione del magma dalla profondità verso la superficie. Questo fenomeno di intrusione e di risalita del magma porta alla fratturazione delle rocce e porta all'inizio di quelle che vengono chiamate sequenze o sciami sismici.
esattamente poi come è avvenuto di recente fra il 2017 e il 2018. Quindi iniziano frequenti terremoti via via sempre più intensi nel basso versante sudorientale che impattano un po' tutti i paesi, a partire da Cirreale fino a Nicolosi, fino a Paternò, Mister Bianco, compresa Catania. E la notte fra il 10 e l'11 di marzo, la scossa più forte che causa la totale distruzione del paese di Nicolosi, segna l'arrivo, dopo mesi di risalita del magma, in superficie. Quindi si spacca il terreno da circa 900 metri, quindi all'altezza di Monte Nocilla fino al cono di Monpilieri, si formano quattro grossi segmenti della fessura eruttiva, inizia l'attività e soprattutto si forma la bocca principale che è in corrispondenza proprio dell'abitato di Nicolossi. Poi l'altra caratteristica di questa eruzione è che oltre a un'intensa attività effusiva è stata anche caratterizzata da una violentissima attività esplosiva. Quindi per questo dico è stato un evento veramente completo dove diciamo non è mancato niente dal punto di vista vulcanologico, perché l'attività esplosiva è stata intensa per tanti mesi con formazione di fontane di lava continue e quindi formazione di colonna eruttiva che ha causato la ricaduta di tantissimo materiale piroclastico che unitamente all'impatto delle lave ha causato grossi problemi sia alla salute ma soprattutto a tutte le aree che non erano state investite dalla colata, ha portato alla perdita delle aree coltivate perché ci sono stati accumuli anche superiori a 1 metro a distanze di diversi chilometri. Quindi via via l'attività esplosiva forma un monte, un cono vulcanico che oggi noi conosciamo col nome, diciamo, banale di Monti Rossi, che non ci dice niente perché è un nome molto comune, no? Mentre i contemporanei lo chiamarono i Monti della Rovina, proprio perché stavano rovinando tutte cose. E allora già il 12 di marzo, dopo neanche 24 ore, la colata lavica che aveva un fronte di circa 2-3 km con uno spessore medio intorno ai 15 metri, quindi voi pensate 15 metri a temperature intorno ai 1000 gradi che avanzano e già distrugge i primi casali che si chiamavano Malpasso, il piccolo centro di Monpilieri, la Guardia e già incominciamo ad avere migliaia e migliaia di sfollati che incominciano a confluire sulla città di Catania. L'avanzamento proprio per quel tasso che vi dicevo molto alto di 640 metri cubi al secondo che poi via via incomincia a decrescere ma comunque si mantiene su valori altissimi fa sì che questa colata lavica con questo fronte molto, molto ampio continua ad avanzare e già il 14 impatta su Camporotondo e su San Pietro Clarenza ma soprattutto a causa della presenza del cono di Monpilieri si divide e si incomincia a strutturare in un campo lavico molto articolato, quindi si formano più bracci. Si forma un braccio che punta verso Masca Lucia e il braccio principale che invece scende verso sud, che è quello che impatta su San Pietro e su Camporotondo. Nei giorni successivi l'avanzamento di questo braccio, in particolare il 29 di marzo, impatta sul paese, l'ultimo dei paesi più vicini a Catania che viene distrutto, che è Mister Bianco, che viene completamente sepolto fra la sera del 29 e del 30 di marzo. L'unica testimonianza di questo paese sarà il campanile che rimarrà fuori, diciamo, dalla colata lavica e che sarà poi la testimonianza poi nel futuro del vecchio sito di Mister Bianco che poi verrà e la cui località prenderà il nome appunto di Camparanazzo proprio per questo motivo qua. E comunque diciamo che fra la fine di marzo ed aprile inizia, diciamo, la parte più drammatica di questa eruzione, perché dopo aver distrutto tutti questi centri abitati si forma un braccio, che è quello che noi chiamiamo il braccio sudorientale, alimentato dai tunnel di scorrimento lavico che già si stavano formando da diversi giorni, che hanno permesso alla colata lavica di allungarsi in maniera spropositata e appunto raggiungere questi famosi 17 km di lunghezza massima, che è la lunghezza maggiore riscontrata in tutte le colate laviche degli ultimi 2000 anni dell'Etna. Allora, questi tunnel di scorrimento lavico fanno avanzare questo braccio
che verso metà aprile incomincia a trovarsi alle porte di Catania. Catania che era difesa dalle mura iniziate a costruire intorno al 1300 e poi rinforzate durante la dominazione spagnola dall'imperatore Carlo V, infatti poi prendono il nome dal re. E il 16 di aprile la colata lavica per la prima volta tocca le mura della città di Catania, si appoggia alle mura e qui diciamo si innesca un fattore inaspettato per la popolazione che non ha mai compreso, che hanno compreso in pochi, cioè il fatto che le mura di Carlo V hanno avuto il ruolo di barriera all'avanzamento della colata, l'hanno deviata, l'hanno contenuta e soprattutto l'hanno deviata verso il mare, di fatto salvando la città di Catania. Non ci fossero state le mura, Catania sarebbe stata cancellata come gli altri paesi nel giro di 24-48 ore. In realtà la lava riesce a entrare verso la fine di aprile, primi di maggio, una prima volta a Catania, ma riesce a entrare per fenomeni di trascimazione, cioè le mura reggono, quindi entrano solo piccoli flussi che sono poco alimentati, che si arrestano velocemente e che quindi causano pochi danni e vengono contenuti all'interno della città, perché il grosso della lava che faceva? Si riversava a mare. A mare si riversava formando quello che si chiama un delta lavico, che aveva una larghezza alla fine di un chilometro e mezzo e quindi che sposta la linea di costa di 800 metri. E altri flussi entreranno a Catania sempre nel mese di giugno in un'altra zona, nella zona diciamo del Castellursino, quella di oggi è il Castellursino, quell'altezza del bastione di San Giorgio. Anche lì sono trascimazioni, quindi non è uno sfondamento delle mura, ma è semplicemente un superamento in altezza. Viene in parte danneggiato quel quartiere, ma di fatto la città si salva. Perché? Perché anche se continua l'eruzione fino all'11 di luglio, quando si arresterà, ormai il grosso della lava si accumulerà in mare, i cittadini neanche più si accorgeranno che l'eruzione sta continuando. E quindi di fatto questo elemento architettonico costruito, diciamo iniziato ad essere costruito dai Normanni e completato da Carlo V, di fatto salva la città di Catania che rimane appunto nel suo sito. E così si conclude questa che è stata appunto l'eruzione più importante di epoca storica e quindi in un periodo molto lungo del vulcano, che comunque deve rimanere come monito perché il versante sudorientale rimane il versante a più alto rischio vulcanico e purtroppo è il versante che ha avuto il maggiore sviluppo urbanistico, quindi anche un'eruzione molto ma molto più piccola in magnitudo di quella del 1669 causerebbe oggi un numero di danni e un impatto molto ma molto maggiore rispetto a quello all'evento di 350 anni fa. Thank you.